A voi tutti un caloroso saluto dal coro delle Dame de la Ville d'Ost e dalla sua direttrice Barbara Grimaud. Quest'anno, dopo un periodo relativamente lungo durante il quale le Dame si sono dedicate esclusivamente ad un repertorio popolare, abbiamo deciso tutte assieme di intraprendere nuovamente l'avventura della polifonia. Per cui eccoci qui con voi questa sera per presentarvi tre brani di musica sacra. Iniziamo con una composizione del 1979 di Mario Lanaro, didatta, compositore e direttore di coro. Il maestro Lanaro ha scritto molto anche per i più piccoli, proprio per avvicinare i bambini alla musica corale. Divulgare la musica è il suo impegno quotidiano, per questo ama studiare, sperimentare, inventare, per far sì che il linguaggio musicale possa colpire il maggior numero di persone. Il brano che vi presentiamo questa sera è a tre voci pari. La sua struttura è compatta, nonostante le numerose sospensioni, pause e corone che accentuano la carica espressiva nei punti più significativi del testo della classica preghiera alla Madonna, l'Ave Maria. La musica presenta diversi e repentini cambi di tonalità che, a segmenti, vestono musicalmente il testo, caratterizzando molto ogni sua singola parte. Di Mario Lanaro, Ave Maria. Secondo brano in programma, dal titolo Salve Regina, è un canto di Teresio Colombotto, maestro con il quale le Dame hanno collaborato nel corso degli anni. Si tratta di un brano dalle suggestioni talvolta antichissime, che echeggiano l'austero canto gregoriano, talvolta moderne, con stridenti dissonanze. Queste contrastanti modalità sottolineano comunque in modo espressivo ed efficace
il testo della preghiera alla Madonna, l'Ave Maria. Ad te suspiramus gementes et flentes. In questo inciso, all'unisono, possiamo ritrovare la semplicità e l'efficacia di una musica che ci avvicina a Dio. Terminiamo il nostro programma con un brano del 2007 del compositore milanese Angelo Bernardelli, strumentista, compositore e direttore di coro. Questo Sanctus è caratterizzato da movimenti sinuosi delle voci che creano morbide armonie su cui poggia la melodia dei soprani che con continui arabeschi interpella le altre voci, le quali qua e là rispondono con brevi imitazioni. Il brano procede con un ritmo uniforme e regolare che conferisce un carattere dolce, a tratti di grande tenerezza, a questo inno al Signore. Le dame vi ringraziano per l'attenzione ed augurano a tutti voi un buon proseguimento di serata.